Enorme, sproporzionata e sgraziata. Il design di PS5 è l'elemento che più ha fatto discutere a proposito della next gen targata Sony. L'azienda giapponese ha voluto sottolineare l'enorme rottura col passato attraverso un'estetica inusuale, caratterizzata da una moltitudine di linee e forme in contrasto tra di loro e delle scelte cromatiche opposte a quanto ci si aspettava. Il risultato è, beh, non dei migliori a mio avviso, e per quanto la console dal vivo sia decisamente migliore rispetto ai primi render a apparsi in rete è proprio difficile riuscire a giustificare determinate scelte di design. Oggi quindi andremo a fare una breve ricognizione storica su quelle che sono a mio avviso 5 delle console più brutte di sempre e credetemi, nel corso degli anni se ne sono visti di obrobri e vi aspetto nei commenti per sapere quali sono i vostri mostri preferiti. Prima di iniziare vi segnalo che in previsione del Black Friday abbiamo creato un canale Telegram dove andremo a pubblicare le migliori offerte riguardanti videogiochi e tecnologie. Un ottimo modo per continuare a giocare risparmiando il più possibile. Sì, insomma, un vero canale poraccio. Vi lascio il link in descrizione. Bene, iniziamo. Parlando di dimensioni spropositate, è impossibile non citare la prima Xbox. Microsoft nel 2002 entrò di prepotenza all'interno del mercato console, proponendo quella che era la piattaforma casalinga più performante in circolazione, una vera e propria bestia di potenza computazionale. Peccato che per confezionare quello che era sostanzialmente un PC di fascia alta, la casa di Redmond non badò minimamente all'estetica, facendo passare in secondo piano concetti come quello di design funzionale. Il risultato fu una piattaforma enorme e sgraziata, un gigantesco mattone nero colorato Esclusivamente da quello che poi sarebbe diventato l'iconico verde del logo della console. Il design è figlio dei gusti di inizio millennio e di certo non è invecchiato nel migliore dei modi. Quella che all'epoca era considerabile una scocca aggressiva, composta da tantissime griglie e linee squadrate, oggi non può che lasciare perplessi trasmettendo solo un feeling di pesantezza. Scelte che costarono care alla piattaforma, visto che un mastodonte del genere non fece altro che aumentare la diffidenza del pubblico giapponese nei confronti di un'azienda occidentale. A riprova di quanto non furono presi in considerazione concetti base come l'ergonomia e la facilità di utilizzo, c'è il primo controller ideato per la console, quello che viene solitamente chiamato The Duke o Fetti. Ritenuto uno dei peggiori controller della storia, era enorme e scomodissimo, e la ricezione fu così negativa, che Microsoft fu costretta a correre ripari in tempo record, proponendone una revisione, ovvero il modello S. Passiamo ora alle console portatili. Nintendo è famosa per proporre numerose revisioni dei suoi hardware e nel corso del ciclo vitale di una console spesso rilascia versioni alternative che ne alterano alcune delle funzionalità principali. Prendendo in esame la linea evolutiva del 3DS è interessante notare come si sia creata una famiglia parallela di hardware che per contenere i costi eliminavano dall'equazione la stereoscopia, feature caratteristica del 3DS ma mai veramente sfruttata e apprezzata a pieno. Se il new Nintendo 2DS XL è forse l'incarnazione migliore di questa generazione di portatili, non si può dire lo stesso del primo 2DS. È ovvio che l'intenzione di Nintendo era quella di creare un modello economico, indirizzato ai giocatori più giovani, un'alternativa meno impegnativa rispetto al 3DS. Un discorso del genere ha funzionato alla perfezione con la Switch Lite, ma qualcosa andò decisamente storto col 2DS. Il difetto più grave è ovviamente l'eliminazione della cerniera che consentiva la chiusura a conchiglia della console, Un una mancanza imperdonabile per un hardware dotato di due schermi. Non solo il 2DS perdeva tantissimo in ergonomia e portabilità, ma inoltre la qualità dei materiali lasciava parecchio a desiderare e conferiva un feeling estremamente plasticoso a tutta la scocca. Va bene il voler sconfinare in un'estetica giocattolosa per catturare il pubblico dei giovanissimi, ma in questo caso Nintendo esagerò decisamente, tirando fuori uno dei suoi peggiori portatili di tutti i tempi. Anche Sony in passato ha sbagliato e la PlayStation 3 ne è un perfetto esempio. Infatti, già per la sua terza generazione Sony decise di dare un taglio netto al passato, presentando un hardware avveniristico che si staccava da PlayStation 2 a partire anche dal design. Qui si aprirebbe un discorso amplissimo sulla sequela di errori che l'azienda commise nel tentativo di voler innovare e stupire a tutti i costi. Per questo diciamo solo che il progetto PlayStation 3 partì col piede sbagliato e lo si vede già dai prototipi iniziali del controller. La console è dal Canto suo era enorme e ingombrante e dotata di una serie di feature superflue che non facevano altro che appesantire l'aspetto e far lievitare i costi. La prima versione della console, graziata da un logo col font inspiegabilmente uguale a quello utilizzato per le locandine del film di Spider-Man, subì un'infinità di critiche e PS3 fu soggetta a numerosi sfottò. Le linee gonfie e tondeggianti infatti facevano pensare a tutt'altro e la console venne presto associata a dei barbecue. Con la versione slim la situazione andò decisamente meglio, riducendo le dimensioni e standardizzando le linee con un design molto più composto. Peccato che la terza revisione, la Super Slim, introdusse un carrellino manuale per l'inserimento dei dischi, forse una delle soluzioni più brutte mai adottate su un hardware PlayStation. Oggi siamo abituati ai nostri smartphone, degli apparecchi multifunzione che sono in grado di svolgere numerosi compiti diversi. Sono cellulari, ma anche fotocamere, computer e console. Il gaming mobile è un mercato ormai consolidato, ma all'inizio millennio la situazione non era di certo così. I device tendevano ad essere separati e i cellulari faticavano ad integrare funzionalità che andavano oltre la telefonia. Nokia, un leader del settore dell'epoca, fu tra le prime a proporre una soluzione ibrida che tentava di unire due mondi separati. L'Engage era quindi un futuristico cellulare in grado di trasformarsi in console all'occorrenza e per quanto l'idea sembri vincente è chiaro che la tecnologia dell'epoca non permetteva una realizzazione funzionale di una visione del genere. Se oggi tutto è risolto tramite l'utilizzo del touchscreen, L'engage era tempestato da una quantità infinita di tasti, bottoni e pulsanti, tutti pensati per una funzione ben specifica. Insomma, la pulsantiera occupava tre quarti della superficie della console ed annichiliva le dimensioni dello schermo. Come se non bastasse, per cambiare gioco, bisognava rimuovere la scocca sul retro e togliere la batteria per accedere al vano cartucce. L'Engage fu ovviamente un fallimento clamoroso e segnò l'inizio della fine per una compagnia come Nokia. A poco servì l'introduzione sul mercato di una versione slim, l'Engage QD, che nel tentativo di ottimizzare costi e ergonomia tagliava tantissime delle funzioni accessorie. E chiudiamo il video con un altro grande fallimento, che questa volta costò caro a Sega. Il passaggio generazionale dai 16 ai 32 bit fu traumatico per la casa di Sonic e fu segnato da delle scelte di marketing disastrose. Nel tentativo di allungare a dismisura la vita del suo Mega Drive o Genesis, come era conosciuto in America, furono rilasciate alcune periferiche che alteravano radicalmente la funzionalità e il design della console. Il Mega CD aggiungeva un lettore ottico alla console e la prima versione consisteva in un add-on da attaccare al di sotto del Mega Drive, grosso quanto la macchina stessa. La seconda versione ne stravolgeva completamente l'estetica e si presentava come una base a sviluppo laterale da affiancare al corpo macchina principale, non più dotata di un carrello motorizzato per l'inserimento dei CD. Non contenta di questo, però, Sega commercializzò anche il 32X, una periferica che permetteva alla console di riprodurre giochi a 32 bit, superando di fatto il gap generazionale. Da inserire nel vano cartucce del Mega Drive andava a comporre l'ultimo tassello di un vero e proprio Frankenstein dei videogiochi. Il risultato finale era a dir poco ingombrante e tutt'altro che di facile utilizzo. Ad esempio, ognuna delle tre parti aveva bisogno del suo specifico alimentatore. Tra periferiche, revisioni e l'imminente avvento del Saturn, il grottesco design della forma finale del Mega Drive non fece altro che sottolineare l'enorme confusione in cui si trovava Sega in quel periodo storico. E questi poracci erano alcuni dei peggiori design della storia. Cosa ne pensate? Ci sono secondo voi delle console più brutte? Vi aspetto nei commenti. Come al solito, prima di salutarci, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il poro design, Michele Fail, ciao!